Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati. È proprio vero che nella botte piccola c'è il vino buono e in questo caso non c'è detto migliore perché lui, il nuovo piccoletto by Xiaomi, il Mi 9 SE, sì, piccolo è piccolo, ma soprattutto è davvero finito subito sia lui e anche il nuovissimo, eccolo qui, Explorer Edition. Finalmente sembra che le aziende abbiano capito, non che gli smartphone piccoletti mancano, smartphone da usare con una sola mano, pratici, snelli. Poi adesso che comincia l'estate, il periodo estivo, è davvero fantastico avere un giocattolino così piccoletto. Però adesso basta chiacchiere e diamo anche due misure a questo corpo in vetro. È 147,5 x 70,5 x 7,5 mm di spessore. Pesa 155 grammi, in mano sta benone, però chiamarlo piccoletto, compatto, forse è un po' esagerato, no? Vi metto vicino il mio LG Q7 pagato 99 euro e capite bene che questo Mi 9 SE sì è piccolo, ma non è facilissimo da usare con una sola mano. Certo, il formato in 19 noni non è affatto male, ci sono però comunque quasi 6 pollici da portarsi dietro e questo è il risultato. Parlando proprio di display, questo 6 pollici, anzi per la precisione sono 5,97 pollici, non è ammalaccio, è un Full HD Plus coperto da un Corning Gorilla Glass 5. Poi abbiamo anche la tecnologia HDR che fa tanto figo, no? Sicuramente è un pannello di buona qualità, bello, tarabile via software con tanto di ambient display, ma ci sono anche dei ma, ragazzi. Lui sì è un buon AMOLED, però sotto la luce diretta del sole non è proprio un faro, non diventa fluorescente come, no? Con altri super AMOLED visti e soprattutto il sensore di luminosità non è proprio velocissimo ai cambi di luce, mentre il trattamento anti-impronta è ok e non ho avuto nessun tipo di problema nemmeno con gli occhiali polarizzati. Le cornici sono abbastanza ottimizzate, c'è il notch con tanto di fotocamera, insomma è un Mi 9 piccoletto, c'è poco da fare, almeno per quanto riguarda la parte frontale. Dietro cambia in quanto la back cover è piatta, essendo abbastanza stretto non avverto differenze nella presa, anzi ad essere sincero pare meno scivoloso in mano anche del Mi 9. Purtroppo non mancano però i semafori che sporgono un botto e oltre a far ballare il telefono, quando appoggiato, le lenti non sono mai protette nemmeno con la cover in dotazione. Difetto che si portano dietro sul Mi 9, il Mi 9 SE e anche sull'Explorer Edition, cover non cover, questa gratta sempre. Rispetto al fratello maggiore, qui perdiamo però il tasto per richiamare Google, la ricarica rapidissima a 28 watt e soprattutto la ricarica wireless, purtroppo. Non mi perderò troppo in chiacchiere sul software perché lui è il solito Xiaomi, no? La MIUI, la 10.2, per ora solo in inglese e cinese, e mantiene tutte le caratteristiche dei grandi. Quindi abbiamo gli swipe per muoversi tra i menu del device, ci sono tutte quante le features legate alla MIUI, la modalità dark per risparmiare batteria, i temi per personalizzare il device, il secondo spazio per l'amante, ma questo ve lo dico sempre, insomma tutto tutto uguale come il fratello più grande, come il Mi 9, quindi resta il solito software acerbo che abbiamo visto dall'altra parte che sicuramente verrà aggiornato nel tempo, soprattutto per quanto riguarda le notifiche nella barra in alto. Tra l'altro, come vi ho già accennato anche all'interno dell'unboxing, questo è ancora in inglese e cinese, non c'è nemmeno una ROM già tradotta, è perfettamente ottimizzata per il nostro territorio. Fortunatamente a me questo sample è arrivato e preparato già dal multistore del Zaza ed è pronto, pronto per essere ovviamente moddato e per installare una ROM completamente tradotta e casomai più avanti vi farò una recensione di nuovo di lui completamente in italiano. Anzi, fatemi sapere qui sotto se vi interessa una riprova con la ROM tradotta e quindi un po' più ufficializzato per il nostro territorio. Notifiche a parte, per il resto lui si muove davvero da Dio, tutto piuttosto fulmineo, soprattutto perché sotto al cofano troviamo un processore con le palle di ottimo livello. Qui abbiamo lo Snapdragon 712, affiancato da ben 6 GB di RAM. Capite bene, ragazzi, che no, nell'uso quotidiano questo po' di hardware permette di far muovere questo device molto molto velocemente ed è davvero simile nell'utilizzo quotidiano ad un top di gamma. Le applicazioni si aprono in modo fulmineo e tutto è sempre scattante e veloce. Certo, non farà i numeroni, no, del fratello più grande del Mi 9 Explorer Edition con addirittura 12 GB di RAM, ma credetemi che lui già così basta e avanza e anche messo alla frusta non mi ha creato nessun tipo di problema, nemmeno con i giochi troppo pesanti. Quindi, ragazzi, a livello hardware, secondo me ci siamo e ci sta tutto.
Il reparto fotografico anche in questo caso è triplo e non cambia molto rispetto al fratellone, credetemi. Il primo resta un 48 megapixel con apertura f1.8, il secondo è grandangolare da 13 megapixel f2.2, mentre il terzo sensore è da 8 megapixel f2.4. Ma finito il pippone dei numeri di vari sensori, sono restato piacevolmente sorpreso della qualità delle foto. Attenzione, siamo sempre secondo me un po' distanti dai vari top di gamma e anche da S10e di Samsung, ma comunque, come già detto, è meglio di quello che pensavo. Non credevo di portare a casa scatti di questa qualità. Il sensore principale, essendo identico a quello del Mi 9 e quindi un 48 megapixel, la qualità fotografica è praticamente in generale molto molto vicina a lui, ottima quindi, soprattutto con tanta luce, e come nel caso del Mi 9 liscio e con poca luce c'è qualche difficoltà in più, che è sicuramente legata molto anche ad una gestione del software ancora non troppo ottimizzata. Figata invece l'incredibile grandangolare, che non può più mancare su di uno smartphone perché si portano a casa davvero degli scatti incredibili e ci salva la vita in determinate occasioni, mentre lo zoom 2x, insomma, io non lo utilizzerei molto in quanto si perde parecchio in qualità, ma comunque c'è. Sì, ho fatto delle prove anche con la Gcam per capire se riuscivo a fare gli scatti migliori rispetto alla stock con la camera frontale, soprattutto con i ritratti. Devo dire che quella che ho provato comunque lagga parecchio, ma nel complesso la fotocamera frontale di questo Mi 9 SE si comporta molto ma molto bene. Anche i video mi sono piaciuti, mancano un po' di stabilizzazione rispetto ad altri top che ho provato, comunque nel complesso molto bene direi. E finalmente parliamo dell'autonomia, ragazzi, e giuro non so che dirvi perché è stato veramente difficile valutarlo sotto questo profilo. C'è un giorno che faccio 5 ore e avanzo al 30% di autonomia, un giorno che arrivo alle 18 con nemmeno 4 ore di display, il terzo giorno ci ho fatto circa 2 giorni con 4 ore di display, quindi è difficile valutare una batteria così perché non ho ben capito quale sia il problema che ogni tanto riesce a farmi tutto il giorno e arrivare a più di 5 ore di display e in altre occasioni con meno di 4 ore era già scarico. Ho fatto anche diverse verifiche con applicazioni tipo Spy CPU e quant'altro, però boh, ragazzi, non l'ho capito. Non vorrei mai che ci sia qualche applicazione delle mie che vada in conflitto e mi manda a pappa la batteria. Comunque dovrebbe regolarmente fare la giornata con un uso medio intenso visto il processore e l'amperaggio della batteria. Però, come già detto, il software ancora non mi ha convinto a pieno. La scheda tecnica è comunque piuttosto completa perché abbiamo il wifi doppia banda, il GPS è perfetto nei fix, il bluetooth è 5.0, abbiamo la porta infrarossi, purtroppo manca qui sotto un attacco jack per le cuffie, ma udite udite ragazzi, c'è anche l'NFC. Stavolta l'hanno messo. Ah, avete ragione, c'è anche un bel sensore per le impronte sotto il display di cui non vi ho parlato fino ad ora, che diciamo sblocca 8 volte su 10 il dispositivo, però ancora non è pratico come un sensore per le impronte fisico, un po' come succede con quasi tutti gli smartphone, mentre lo sblocco facciale con il mio faccione funziona piuttosto bene, è in 2D anche in questo caso, ma non si sblocca con una foto. Ok ragazzi, vi ho detto praticamente tutto, ma dobbiamo tirare anche le somme, le conclusioni e capire se vale la pena oppure no acquistare questo piccoletto, perché lui sì è uno di quei dispositivi che manca nella linea Xiaomi, è costruito bene, ha una bella fotocamera grandangolare, una 48 megapixel, ha un display AMOLED, è bello potente, ma attualmente ragazzi lui costa troppo, perché se facciamo due conti con la calcolatrice lui ad oggi a conti fatti diretto Cina costa 330 euro. Metteteci il costo di trasporto, metteteci un po' di dogana, metteteci che se lo acquistate da uno shop per avere un po' di garanzia viene a costarvi sicuramente più di 400 euro, e un prezzo troppo alto se consideriamo che il Mi 9 liscio comprato su Amazon globale banda 20 e quant'altro costa 4,49. A quel punto il prezzo di lui è troppo alto, no? Visto il Mi 9. Sicuramente nel tempo calerà di prezzo, sperando che magari Xiaomi Italia decida di portarlo in Italia con la banda 20 globalizzato. Attualmente, secondo il mio punto di vista, non è il miglior acquisto da poter fare. Detto ciò, se proprio non potete resistere e volete uno Xiaomi piccolo ma comunque potente, vi lascio qui sotto il solito gruppo Telegram dove troverete i vari sconti che riportano al Multistore de Zaza. Vedete voi, io il mio consiglio ve l'ho dato, poi se non potete resistere, lui lo potete acquistare tranquillamente con tanto di garanzia. E che dire ragazzi, per oggi è proprio tutto, spero questo video vi sia piaciuto, come al solito vi chiedo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, ma soprattutto ragazzi, per favore, Instagram, iscrivetevi, seguitemi lì, perché ho bisogno, uno, dei vostri pareri per le qualità fotografiche dei miei device, e due, perché devo arrivare anche lì a 10.000 e potervi proporre anch'io lo swipe up come tutti gli youtuber. E per oggi vi saluto,
e noi ci vediamo prestissimo per un prossimo video. Ciao!